Lo sportello del cittadino è a Taranto in piazza Ebalia. Beh, sono qui per un servizio relativo alla università, alla facoltà di medicina, ma ho incontrato un volto noto ai tarantini, il professor Sebastio. Ecco, può scoprire un po' per qualche secondo il volto con la mascherina. Già preside dell'istituto Righi, è un diversamente abile, vedete il suo ausilio, e ci ha evidenziato le difficoltà che ci sono in questa zona, le barriere architettoniche che ci sono per i diversamente abili. Vedete, qui siamo proprio di fronte alla facoltà, immaginate che il diversamente abile debba attraversare la strada e debba andare su Viale Virgilio. Allora, l'unico posto, l'unico transito, l'unico scivolo per poter accedere, quindi per poter transitare, è questo. Peraltro con un dislivello pauroso, ed è un rischio enorme perché rischia davvero di cadere di faccia a terra. Si rischia che la carrozzina si catapulti e quindi la persona cada. Ecco, mi scusi, preside. Ma poi l'assurdo è che anche questo tratto di strada, questa linguetta di strada, è impercorribile, perché vedete, è strettissima e c'è pure un palo, per non parlare delle macchine, appunto, i cui paraurti sono sporgenti rispetto al marciapiede. Allora, preside, è davvero una situazione incredibile. No, io voglio sottolineare, e il messaggio è rivolto in particolare al sindaco responsabile della salute del cittadino, che in una città nella quale è noto che i marciapiedi sono il gabinetto personale dei cani, alcuni più grandi che cavalli, e che tutte le acque piovane si raccolgono vicino ai passaggi riservati ai disabili che non vanno a piedi come vado io, ma poveretti, quelli che hanno la carrozzella di spingere con le mani, le mamme che portano i bimbi in carrozzella e tutto il resto. Dico, è vero che questa qui è la città spartana, per cui ancora i disabili non sono eliminati, che non hanno deciso se buttarli dal ponte Girevole o dal ponte di Punta Pelle. Nel mondo romano c'era la Rupe Tarpea. Esatto, e questi qua non hanno deciso ancora, perché praticamente il disabile si deve stare a casa. Ecco, quindi noi abbiamo evidenziato questo scivolo, ma nella foto che vi stiamo mandando in onda c'è proprio uno scivolo per disabili che con la pioggia diventa un acquario, come l'acquario che vogliono costruire a Taranto. Questo acquario, invece di avere pesciolini rossi o tropicali, ha i batteri di tutti i tipi, perché i cani fanno i loro bisogni per strada, la gente purtroppo sputa ancora per terra per strada e tutto il resto. Tutti, dico tutti, tranne qualche rara eccezione, sono a pozzanghera aperta. Ecco, ma allora, siccome hanno fatto le sopraelevate, hanno dimostrato che sanno lavorare, si può benissimo fare in modo che non ci sia l'acqua. Vogliono costruire l'ospedale in 400 giorni, almeno riuscissero a mettere a livello questi scivoli. Ma vediamo, preside, ecco, proviamo, proprio simuliamo, vedete come diventa difficile. Allora, ecco, superare, allora, il gradino, il dislivello, vedete? Vedete, io arrivo. Ecco, e si blocca. E si blocca. Però adesso io lo vedo. Se è pieno d'acqua, come succede? Non lo vede. Io arrivo qua e cado. Ecco, ma poi anche proseguendo, ecco, superando il dislivello, lei è un disabile fortunato, tra virgolette, in condizioni migliori rispetto ad altri, e come si fa a transitare qui? Di qua non posso transitare. Guardate come proviamo, guardate, guardate, a un certo punto il disabile cammina e cosa trova? Il palo. Come fa il disabile a passare? Vola? Chiede a Gesù Cristo di trovare la salute? Non mettiamo me, mettiamo uno in carrozzella. Come fa uno in carrozzella a girare qua e tornare indietro? Anche lei stesso dovrebbe fare qui le gimcane per passare? Dovrebbero, per me, dovrebbero allargare il marciapiede. Perché levate il palo, ci sono, guardate le macchine. Quelle sono normali, hanno il muso lungo e quindi arrivano sul marciapiede. Quindi io ritengo, non si può dire proibito al disabile. La Costituzione prevede che il cittadino debba essere... Uguaglianza formale e sostanziale. Sostanziale. Questa non è
sostanziale, perché io per camminare devo andare in mezzo alla strada rischiando di essere investito. Ho investito uno di questi che parte a marcia indietro e non si aspetta il passaggio. Allora mi rivolgo all'amministrazione comunale, mi rivolgo al sindaco, credo che sia una persona sensibile nei confronti dei disabili. Allora sindaco, noi abbiamo fatto questa denuncia perché la nostra è una TV di servizio, una TV di denuncia ma anche di proposta. Allora sindaco, c'è questo problema, nessuno chiede di fare i miracoli, però almeno andiamo ad allargare il marciapiede, far sì che i disabili possano camminare, soprattutto quelli sulla sedia a rotella, e colmiamo i dislivelli che si trovano lungo appunto gli scivoli. Uno che sta in questo punto non ha nessun passaggio per andare a lungomare, di qua non si passa, di là non si passa, là non ci sono strisce. Un disabile non si può fare un chilometro in più, perché sennò che disabile è? Sarebbe abile e non diversamente abile. È tutto grazie al professor Sebastio. E professore, combatta sempre, combattiamo insieme per una Taranto migliore, per una Taranto a difesa dei più deboli. Taranto deve essere una città nella quale non ci deve essere né difesa né offesa, ci deve essere semplicemente parità, parità di doveri e parità di diritti. Grazie.